L'ora esatta è offerta da... Il nostro desiderio più grande, la felicità dei clienti. Cascina la Presidenta, vendita diretta carni di qualità. Con passione alleviamo il bestiame nell'azienda di famiglia, mentre nei nostri laboratori esperti macellai preparano tutti i tipi di carne. Cascina la Presidenta, per riscoprire profumi e sapori, piatti pronti, tipicità, eccellenze e tante specialità come gli agnolotti fatti con antica ricetta. Cascina la Presidenta, vendita diretta carni in Valle San Bartolomeo ad Alessandria. Per Natale, cesti personalizzati di regalo e pensieri di gran gusto. Ben ritrovati con la nostra informazione. Continua lo stato di allerta 2 lanciato dall'ARPA di Torino. Nell'Alessandrino fiumi, rii e colline sono tornati ad essere sorvegliati speciali perché la pioggia che continua a cadere da giorni ha già provocato frane e smottamenti nelle vallate già colpite dalla scorsa alluvione. Sotto stretta vigilanza il fiume Tanaro, mentre nella frazione San Michele gli abitanti temono un nuovo allagamento per l'esondazione del canale De Ferrari. Il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, nel rimarcare lo stato di allerta, ha disposto la chiusura del canale Carlo Alberto attivando la stazione di pompaggio. Inoltre ha reso noto che i fiumi Tanaro e Bormida dovrebbero rimanere al di sotto della soglia di attenzione. In serata intanto si attende l'ondata di piena del Tanaro. Ma sentiamo Franco Capone. Oltre all'allarme frane in provincia di Alessandria continua lo stato di preoccupazione per la pioggia che da giorni continua a cadere su tutto il basso Piemonte facendo scattare lo stato di allerta. Il bollettino meteo dell'ARPA Piemonte ha indicato pioggia a tratti intensa per tutta la giornata con un'attenuazione in serata, in particolare a domani mattina dove sono attese precipitazioni meno diffuse ma intense. Questa fase di maltempo avrà un nuovo peggioramento nella giornata di mercoledì e più marcatamente giovedì. Il ritorno alla normalità è previsto entro venerdì. Tuttavia, sulla base delle previsioni, il centro funzionale della protezione civile dell'ARPA Piemonte mantiene arancione il livello 2 di allerta per il rischio idrogeologico sui fiumi Tanaro e Po. In una nota diffusa al comune di Alessandria, il sindaco ha fatto sapere che gli indicatori in nostro possesso, ha detto, sono confortanti, ma ha dichiarato Rita Rossa, preferiamo seguire una politica di prevenzione di massima sicurezza. A scopo precauzionale è stato chiuso il canale Carlo Alberto ed attivata la stazione di pompaggio. Inoltre il comune ha provveduto a far distribuire centinaia di sacchetti di sabbia per la formazione di barriere di contenimento delle acque tracimate da rii Loreto e Maddalena, che confluiscono proprio nei pressi della parrocchia e che sono soliti ad inondare le due zone. Nulla in questo senso c'entra il canale De Ferrari, tra l'altro chiuso in questo periodo, il quale, come spiega il direttore del consorzio di irrigazione Pierpaolo Torrielli, ha il compito di far defluire le acque che andrebbero ad aggravare la situazione dei due corsi d'acqua e che si riverserebbero anche nei campi. Il canale, ha commentato Torrielli, scorre in direzione del carcere e non verso il centro abitato. Attualmente è completamente svuotato, dal 15 settembre al 1 maggio viene chiuso ogni anno per permettere i lavori di manutenzione. Intanto, proprio mentre andiamo in onda, è attesa la seconda ondata del Tanaro. Alle ore 19 è prevista una piena del fiume consistente ma poco sopra il livello di attenzione. Ad Asti il fiume è in calo. Il Bormida attualmente è stabile a livello 5, 41 metri al ponte per Spinetta. Il livello del Tanaro a Monte Castelli è stabile. Il diradarsi delle precipitazioni ha determinato un calo repentino dei livelli di tutti i rii minori. Sempre a scopo precauzionale, dice una nota del comune, sono state evacuate tutte le case in aree golenari del Tanaro e quelle del Bormida a valle del ponte di Spinetta. La pioggia ha creato preoccupazioni in Val Corone, Val Barbera e Val Grue, fra il Novese ed il Tortonese. A Novi Ligure, fra l'altro, è allagato il cantiere Cocip situato nel Basso Pieve. Nei comuni delle Vallate il rischio è che, continuando il maltempo, le precipitazioni potrebbero compromettere nuovamente la viabilità, dove la situazione creata dall'ultima alluvione ha reso già difficile alcuni punti dove sono in corso lavori di messa in sicurezza delle frane, soprattutto nella zona di Gavi, Borghetto Borbera, Vicuzzolo e Garbagna, dove proprio ieri una massa enorme di terriccio staccandosi dalla collina è franata sull'asfalto, bloccando la provinciale che porta nel centro di Garbagna. Intanto, come dicevamo, mentre con un occhio si guarda alle colline, l'altro è puntato sui fiumi. All'idrometro di Monte Castello, a pochi chilometri da Alessandria, il livello del Tanaro ha raggiunto la soglia di sicurezza tracimando nelle aree golenari. Stessa cosa è accaduta a Pietramarazzi. In attesa che la piena del fiume attraversi tutta la zona per finire nel Po, sono state allertate le postazioni di controllo in attesa che il livello dei fiumi inizi a scendere sino a raggiungere la fase di sicurezza.
gli altri fiumi, Bormida, Orba e Scrivia sono tutti nei limiti di sicurezza. E mentre in prefettura e nella sala di protezione civile del comune vengono monitorate le varie situazioni, il territorio alessandrino ed i livelli dei fiumi, torrenti e rii resteranno per le prossime ore sotto il controllo della protezione civile, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Nel processo Solvay la parola passa alla difesa. Uno degli 8 avvocati del pool difensivo ha sostenuto che l'acqua della Fraschetta non è mai stata inquinata e che quindi l'accusa di inquinamento della falda acquifera è priva di consistenza. Emma Camagna. Mai e poi mai la popolazione ha bevuto acqua avvelenata nell'ultimo ventennio. È un dato di fatto incontestabile e dopo anni di preoccupazione collettiva il processo ha fornito il suo verdetto indubitabile e definitivo. Quell'acqua è sempre stata sicura e nessuno ha mai corso pericoli. A dirlo Massimo Di Noia, difensore di Pierre Iori, uno degli 8 dirigenti Ausemont Solvay, sotto processo in corte d'assise per avvelenamento doloso delle acque del polo chimico di Spinetta. Il legale ha lanciato strali nei confronti del PM Riccardo Ghio, accusato di avere fatto tanta confusione, quella che si crea quando si ha torto, perché a chi ha ragione bastano poche cose chiare. Ha ingenerato un tragico allarme e la Corte ora deve dare una risposta precisa. È un dovere morale verso gli imputati, le parti civili, la popolazione che ha creduto di aver bevuto acqua avvelenata e non è vero. E via via di questo passo con aspre critiche anche nei confronti dell'ARPA fino a chiedere la soluzione del dirigente perché il fatto non sussiste. Analoga alla richiesta del collega Roberto Fanari, legale dell'imputato Giorgio Canti. Il processo istruito da Ghio, ha detto, si fonda su argomenti non condivisibili sul piano logico-giuridico e privi di fondamenti probatori. Ha confuso tra contaminazione e avvelenamento e fatto accuse pesantemente infondate, avendo definito avvelenate acque per alimentazione umana, pacificamente rispettose invece dei parametri di potabilità. A dire del legale, Canti fino al 2003 non aveva alcun coinvolgimento nelle scelte aziendali e quando l'ho avuto non è stata individuata da parte della pubblica accusa alcuna condotta rivelatrice della volontà di avvelenare. È stata verificata e analizzata una serie di documenti che hanno messo in luce il rapporto più che corretto di Canti tra società e enti pubblici, ha detto il legale. Si svolgeranno mercoledì prossimo alle 10 in Duomo a Casale Monferrato i funerali dell'ex sindaco di Casale Riccardo Coppo, deceduto poco prima della mezzanotte di domenica scorsa all'età di 69 anni. La salma da stamane è stata trasferita nella sede del municipio dove è stata allestita la camera ardente. Coppo è stato sindaco di Casale negli anni 80, durante il suo mandato non esitò a mettere al bando l'amianto, vietando qualsiasi tipo d'uso. Dopo aver ricoperto l'incarico di primo cittadino, Riccardo Coppo è stato ancora consigliere comunale e provinciale. Voltiamo pagina. Il presidente Amag S.P.A. Stefano De Capitani e l'amministratore delegato del gruppo Mauro Bressan hanno presentato nei locali di Via Chiesa ad Alessandria il progetto Amag Ambiente, che prevede l'acquisizione della fallita Amiu e dei suoi dipendenti. Si avvera il sogno della grande Amag di Alessandria, che nel presentare ai giornalisti la cosiddetta operazione Amag Ambiente S.P.A. ha anche fornito importanti novità per il futuro dei 192 dipendenti ex Amiu. L'acquisto del ramo d'azienda della fallita partecipata dei rifiuti con la relativa nascita di una Newco del settore rappresenta un primo passaggio che a lungo termine sarà completato con l'acquisizione, secondo volontà del socio di maggioranza, anche della società di smaltimento rifiuti Aral. L'articolazione finale del gruppo comprenderà quindi distribuzione del gas, vendita del gas e dell'energia elettrica, distribuzione idrica, ambiente, gestione calore e risparmio energetico.
Ad oggi è stata presentata un'offerta irrevocabile pari a 3 milioni e 609 mila euro. Lo scorso 26 novembre è stata formalizzata un'aggiudicazione provvisoria, si dice così in gergo, da parte di Amag Ambiente di AMIU. Nel giro di 10 giorni possono essere presentate altre offerte al rialzo di almeno il 10%, dopodiché l'operazione sarà conclusa. Presidente, gli alessandrini devono tornare ad essere fieri, orgogliosi di una nuova realtà. Stiamo parlando di Amag Ambiente che, nelle migliori delle ipotesi, è stato detto, salverà tutti i posti di lavoro dei dipendenti ex AMIU e che contribuirà a rendere l'Amag ancora più grande. Certamente, Amag Ambiente nasce sulle ceneri di AMIU. AMIU è una realtà che opera in Alessandria da anni. Anni fa AMIU era l'occhiello, il fiore all'occhiello della città di Alessandria e Amag Ambiente tornerà sicuramente ad essere un qualcosa di importante. Questa società si fonderà con gli alessandrini e gli alessandrini torneranno ad essere fieri di avere una città pulita, finalmente pulita, e saranno anche orgogliosi di questo progetto che Amag ha in Amag Ambiente. Non si parla soltanto di Alessandria capoluogo di provincia, ma anche di altri 27 comuni che verranno serviti da questo nuovo servizio Amag Ambiente. Sì, Amag Ambiente serve il Consorzio Bacino e così come vuole una città pulita per Alessandria, vuole servire i comuni facenti parte del Consorzio esattamente con lo stesso principio e la stessa vocazione che ha sempre avuto nel fornire questo tipo di servizio. Non solo. Amag Ambiente vuole implementare l'area geografica oltre al Consorzio Bacino, vorrebbe anche ampliare il suo territorio, dando un servizio direi eccellente rispetto alla popolazione. Il 3 dicembre il gruppo Amag incontrerà i sindacati per definire le modalità del piano industriale. Nello specifico i dipendenti ex AMIU transiteranno con il loro TFR in Amag Ambiente. Un bel regalo di Natale per questi lavoratori che ovviamente dovranno offrire un necessario recupero di efficienza nei servizi, poiché c'è l'intenzione fin da subito di fare investimenti sulle tecnologie e sui mezzi, riducendo i costi. Il 2015 sarà quindi tutto di riorganizzazione e omogenizzazione con l'intento di migliorare la raccolta differenziata, valorizzando le professionalità che sono presenti nelle varie realtà che fanno capo al gruppo. Per rimettere in sesto l'azienda si parla di un investimento di 2 milioni 800 mila euro nell'ottica di una gestione rinnovata e che dia dignità al personale. E la seconda condizione è quella della definizione dell'accordo. La Cassa Depositi e Prestiti gestisce una parte consistente del patrimonio nazionale. Lo slogan che l'accompagna è l'Italia che investe nell'Italia, perché il capitale con cui finanzia le operazioni è quello raccolto soprattutto attraverso le poste italiane e con il capitale di molte fondazioni bancarie di tutta Italia. E proprio la Fondazione Cassa di Risparmio ha organizzato un importante incontro che si è svolto nella sua sede ad Alessandria. De De Vinci. Servizio dovrebbe essere pronto. Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha promosso un incontro a Palatium Vetus con i vertici della Cassa Depositi e Prestiti. La società per azioni a controllo pubblico partecipata anche da un nutrito gruppo di fondazioni bancarie, tra queste c'è anche la Fondazione Cassa di Risparmio. L'incontro è stato voluto dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Pierangelo Taverna, e hanno partecipato anche il sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa, e il presidente di Confindustria Alessandria, Marco Giovannini. L'incontro è stato voluto per chiarire l'attività della Cassa Depositi e Prestiti a supporto dello sviluppo locale. Sentiamo dal direttore nazionale Andrea Novelli in che cosa consiste. La Cassa Depositi e Prestiti da sempre finanzia gli investimenti degli enti locali all'interno del bilancio per le piccole infrastrutture. Quello che ci fa piacere far conoscere meglio è anche il ruolo che Cassa può avere per finanziare le infrastrutture che sono realizzate da soggetti privati, quindi che non richiedono il contributo delle pubbliche amministrazioni, e soprattutto nella giornata di oggi quale forma di supporto Cassa mette a disposizione anche al sistema delle imprese locali, oltre che della pubblica amministrazione. Ma una situazione così, diciamo, difficile come quella del comune di Alessandria, della provincia di Alessandria, può chiedere aiuto alla Cassa Depositi e Prestiti?
Ma in generale, adesso, al di là dei casi specifici, per supportare la situazione difficile degli enti locali, Cassa sta per esempio portando avanti programmi di rinegoziazione dei mutui, del debito esistente verso Cassa. Un'operazione è stata appena conclusa e altre ce ne saranno nel prossimo anno, con l'obiettivo di allungare e quindi ridurre l'onere del debito che grava sui bilanci dei comuni e delle altre amministrazioni locali. La testimonianza di essere oggi qua a Alessandria è proprio testimonio come Cassa Depositi e Prestiti voglia essere presente sul territorio. Noi abbiamo due sedi operative, una principale a Roma e una a Milano minore, ma per noi il rapporto e il legame col territorio è fondamentale. Come già stato spiegato, diciamo, nell'ambito del convegno, la nostra mission si sta ampliando, quindi il confronto non solo con le categorie tipiche che sono enti locali, ma con le fondazioni, i nostri azionisti e soprattutto anche con il mondo dell'imprenditoria diventa un confronto importantissimo per portare a realizzazione dei progetti. Le risorse, così come è stato ampiamente spiegato, ci sono. Quello che manca spesso sono dei buoni progetti, dei progetti realizzabili, che nell'ambito di quella che è la normativa che ci regola devono poter venire alla luce con concretezza. Il Paese ha bisogno di progetti e di fattualità e che su questo noi stiamo lavorando. La nostra presenza oggi è proprio indirizzata a confrontarci col territorio, raccogliere degli input, cercare di rielaborare e portarli a concretezza. Giornata di festa ieri in Duomo a Tortona in occasione del saluto al Vescovo Martino Canessa, che dopo 18 anni di servizio ha preso commiato dai suoi fedeli. Ketty Porceddu. Per 18 anni ha servito la Chiesa della Diocesi Tortonese. Ieri è stata la stessa comunità dei fedeli a ringraziare con una messa solenne in suo onore il Vescovo Martino Canessa, sacerdote molto amato e attivo in tutti questi anni per il suo impegno pastorale e la realizzazione di strutture di riferimento per il territorio, quale la Casa Sacro Cuore, Villa Leardi, la sede della Caritas e il Museo Diocesano. Su anche l'idea della Casa Alpina di Brusson, luogo di svago e di riflessione spirituale tanto apprezzato dalle nuove generazioni. In cattedrale a Tortona le massime autorità religiose, civili e militari di ogni ordine e grado hanno preso parte alla concelebrazione eucaristica, che ha richiamato in città anche moltissimi devoti affezionati alla sobrietà e alla riservatezza di Monsignor Canessa, che fece il suo ingresso il 13 aprile 1996, conquistando giorno dopo giorno il sentire della gente. La messa è stata seguita pure in Santa Maria Canale, dove per l'occasione era stato allestito un maxi schermo. Tra due settimane il testimone passerà a padre Vittorio Francesco Viola, che domenica 7 dicembre sarà consacrato vescovo ad Assisi dallo stesso Canessa e dal patriarca della città di San Francesco. Commosso dal calore della popolazione che si è stretta attorno al suo operato, Martino Canessa ha ringraziato tutti e ha invitato a seguire con docilità di cuore il suo successore. Si è ufficialmente insediato a Castelletto d'Orba il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sentiamo Bruno Mattana. A Castelletto d'Orba la democrazia partecipata è realtà. Il popoloso comune dell'Ovadese è stato infatti negli anni scorsi il primo ad eleggere il Consiglio Comunale dei Ragazzi, naturalmente con seggio elettorale, schede e votazioni. Quest'anno è stato rinnovato. Alla cerimonia per la nomination, dopo lo spoglio delle schede, erano presenti nell'aula consigliare il sindaco Mario Pesce, il vice sindaco Amelia Maranzana e il responsabile della protezione civile locale Lorenzo Tacchino, perché in effetti tra gli impegni proposti dai candidati delle due liste partecipanti la protezione civile è coinvolta. La lista numero 1 tutti insieme per Castelletto era capeggiata da Edoardo Repetto, candidato sindaco, e composta da Fabio Buzzi, Carlotta Gamondo, Lorenzo Porotto, Viola Ferraris, Simone Dozzi, Camilla Pesce, Stefano Carrea. La lista numero 2, capeggiata da Francesca Tacchino, Uniti per Castelletto, era composta da Beatrice Borra, Robert Mezzegnuc, Manuela Babi, Elisabetta Dutto, Carolina Cassano, Vittoria Maranesi, Giorgia Repetto. Ha vinto il candidato sindaco Edoardo Repetto con 27 voti, mentre il consiglio è così composto: consiglieri di maggioranza, Camilla Pesce, vice sindaco,
Viola Ferraris e Fabio Buzzi, consiglieri di minoranza Francesca Tacchino e Beatrice Borra. Il programma e gli impegni della maggioranza nel nuovo consiglio, dalla pulizia degli argini dei rii alle sollecitazioni alla provincia per la sistemazione del ponte alluvionato del rio Albara, nel restyling della pavimentazione nelle zone del paese maggiormente colpite dall'alluvione, agli interventi nei servizi sanitari nelle scuole, dalla pubblicizzazione dei prodotti tipici locali alla riorganizzazione della manifestazione turistica della Torniella, fino all'impegno affinché il paese venga tenuto pulito. Tra poco sport, meteo e notizie utili. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.